Arrivano i nostri! Tu. Bobo chiama la cavalleria! Tu. Siamo sotto attacco! Oh Susanna, non piangere perché! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno! Che assedio! Siamo sotto attacco, ragazzi! Ce l'hanno tutti col Milan! Attacchiamo solo te! Ci attaccano da tutte le parti, ragazzi! Tutti i giornali! Dobbiamo vendere i migliori! Bilancio in rosso! La squadra non è all'altezza! I dirigenti incapaci li odiano tutti! Adesso io scherzo, ride e scherzo, perché sapete che mi piace ridere e scherzare, ma qua ragazzi siamo sotto assedio, siamo veramente sotto assedio, cioè ci stanno attaccando pesante, cioè adesso io scherzo, ma ci stanno veramente attaccando pesante, anche ieri tutte ste fa, cioè il Milan ha dovuto fare un'AMSA con scritto che finalmente, almeno qualcosa abbiamo fatto, con scritto che noi non venderemo i pezzi cioccolato, no? I pezzi migliori non li venderemo, pezzi migliori, poi voglio vedere questi pezzi migliori, Romagnoli, Pacchetta. Ma questo si sapeva, ragazzi. Cioè, chi pensa che il Milan debba vendere i suoi giocatori non ha capito niente, anzi debba svendere i suoi giocatori non ha capito niente. Niente, zero. Piuttosto stiamo fuori dall'Europa, ma non vendiamo nessuno. Cioè il Milan, per vendere i suoi pezzi migliori, anzi per svenderli, vuol dire che siamo in Champions League. Cioè l'unica motivazione per poter vendere qualche pezzo pregiato è che siamo in Champions. Perché se siamo in Champions e non sei a posto coi conti, allora la UEFA, siccome noi non abbiamo ancora firmato nessun settlement agreement, non abbiamo firmato niente, cosa vuol dire? Che ci sanzioneranno forse un domani, ma nelle sanzioni non è prevista una cessione, non è previste le cessioni, è previsto che al massimo in un tot di anni deve rientrare del debito, bla bla bla. Quindi comunque non vendiamo a gennaio, sito, a gennaio devono partire, ma deve partire chi? Ma che dici? Dici? Non parte nessuno, a parte che nessuno se li accatta, accattatevilli. Ma comunque non venderemo nessun pezzo pregiato. Questo è importante da dire. Ma la cosa interessante è capire il perché di questi attacchi. Perché di solito tu attacchi una squadra quando la temi, quando hai paura, quando comunque può crearti dei problemi, che ovviamente non è il nostro caso, no? Quindi questi attacchi sono fatti gratuitamente, proprio perché non solo i tifosi sono stanchi di questa proprietà e di questi dirigenti che non sono capaci, ma pure i giornali sono stanchi, pure i giornalisti non li vogliono più vedere, stanno facendo di tutto per buttargli fango e mandarli via. Quello stanno facendo, eh? E voglio vedere se il Milan reagirà prima o poi. Cioè, ne parlavo anche ieri con Rasta, ho fatto video con Rasta ieri, andatevelo a vedere se non ve lo siete visti. Questi dirigenti, ma se ne accorgono o non se ne accorgono che li stanno ammazzando mediaticamente? Vogliono fare qualcosa o non vogliamo fare niente? Rimaniamo così, non facciamo niente? Rimaniamo così? Ci lasciamo buttare fango addosso per l'eternità? Vabbè, vediamo, ci vuole qualcosa. Cioè, io mi ricordo adesso, no? Poi dicono che parlo sempre di Inter, ma io non è che voglio parlare di Inter, però essendo qua a Milano, io sento tanto Milan e Inter, no? Poi le altre squadre sì, le senti, ma non le vivi come vivi le due squadre cittadine, perché le vivi di più. Io mi ricordo che questi poveri cri, questi tifosi, no? Che hanno avuto anni molto difficili, cioè per chi ha la mia età, che è nato nell'82, se sei nato interista, sei nato senza vincere mai niente.
cioè, anni molto difficili, diciamo, no? Sempre sconfitte, sempre il Milan vinceva qualunque cosa e tu non vincevi mai niente, hai dovuto fare un processo per vincere qualcosa, se no non hai vinto mai un tubo, una Coppa UEFA, due Coppe UEFA, cioè poca roba. Io mi ricordo che in questi anni, non sono qua per prendervi in giro, è storia, non è che vi prendo in giro. Io mi ricordo che in quegli anni loro si sono rafforzati, cioè il fango che poteva arrivare, loro subito si difendevano, si rafforzavano, erano le vittime del sistema, se non vincevano non è che erano loro proprio scarsi come era, ma era colpa del palazzo, era colpa degli arbitri, era colpa di tutto, tranne che loro. Questo li ha rafforzati e ha reso l'Inter la squadra più seguita allo stadio d'Italia, perché è quella con più tifosi, perché loro hanno un sentimento loro dentro, un po' da vittime, un po' di orgoglio loro, eccetera, che indipendentemente dal risultato, anzi, sono più abituati a perdere magari, no? Quindi anche se perdono, loro comunque... Sai che devo fare una manovra qua? Loro comunque rimangono uniti e tengono alto il loro orgoglio. Poi, quella volta casuale che possono vincere, la fanno diventare come se fosse l'impresa titanica dell'Ilia e dell'Odissea messi insieme. E quindi tengono molto alto il loro tifo e lo tramandano di generazione in generazione. Quello che al Milan manca, perché il milanista è un po' viziato, un po' viziatello, abituato a altri palcoscenici. E quindi in questa situazione oggi i tifosi rossoneri si trovano a disagio, perché non sono abituati e non sento ancora questo desiderio di rivalsa, che spero che non deve diventare alibi, deve diventare rivalsa. Non lo sento ancora, ti sento ancora schifati, snob. Ma adesso fanno schifo, adesso fanno cagare, adesso colpa di quello, colpa di quell'altro. Non c'è ancora una voglia di lottare, rimettersi. Spero che... Già ho visto comunque che è iniziato qualcosa l'ultima partita in casa con la Fiorentina, perché qua iniziano a essere stanchi. Quindi spero che quello abbia dato un po' una scossa. Adesso ovviamente spero di vincere con Lecce, ma io spero di vincere sempre e comunque. Però secondo me qualcosa si è mosso e... Fate attenzione che tutti questi attacchi potrebbero rafforzarci. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna che ci uniamo, fratelli rossoneri. Bisogna che ci uniamo e teniamo duro. Duro, durissimo, come lo zoccolo duro. Non ovviamente allo stadio, visto che ci saranno 50.000 persone per Milan-Lecce. Allora non stiamo capendo niente. Spero che vadano per contestare nel momento in cui non dovesse esserci quello che speriamo, cioè domenica siamo in 50.000 allo stadio, io non vado e non andrei, però siccome andranno in 50.000, spero che appena non li vedono correre parte una contestazione di quelle pesanti. Bisogna mandare via la società e ripartire, ma bisogna rimanere uniti in questo momento che ci attaccano tutti, perché secondo me nel momento in cui cambieremo società, tutti torneranno anche... Dobbiamo prendere un proprietario tipo un commisso, che ci mette la faccia, allegro, con voglia di fare. Tanto il commisso adesso, ho sentito, vuole prendere anche Ibra, grande. Uno così dobbiamo prendere. E lì vedrai che anche i giornali, dobbiamo prendere uno mediatico, uno che ha voglia di parlare con i giornali, vedrete che ci sarà la rinascita. Quindi rimaniamo uniti, uniamoci proprio nello zoccolo duro, anzi condividete il video così rimaniamo uniti proprio sul canale, rimaniamo uniti, cerchiamo di attraversare questo momento difficile, che poi torneremo e rinasceremo come un cervo a primavera. Va bene ragazzi,
Ci vediamo come sempre per il video delle 19:30. Fate i bravi, mettete like come sempre, che facciamo girare l'algoritmo, che se non ve lo dico questo algoritmo non gira mai. E noi ci becchiamo stasera. Ciao 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 ciao.